Volete costruire il cassetto? Sì, 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 il cassetto. Benvenuti nel cantiere del Vecchione 2019. E siamo al Dumbo, nel capannone numero 3, dove per l'appunto è in corso la costruzione del vecchione che verrà bruciato in piazza il 31 dicembre del 2019. La prima domanda mi verrebbe da farla a voi, cioè se sapete che cos'è il vecchione. Il vecchione in realtà altro non è che una statua di, diciamo, proporzioni monumentali, costruita totalmente in materiali combustibili, che sta a rappresentare l'anno vecchio, la notte del 31 di dicembre, per l'appunto lo scoccare della mezzanotte. L'anno vecchio, quindi il vecchione, viene bruciato per lasciare posto all'anno nuovo. È una specie di rito collettivo nel corso del quale gli intervenuti in Piazza Maggiore consegnano, gettano, affidano alle fiamme del vecchione, diciamo, le mestizie, le cose di cui vogliono liberarsi dell'anno che sta per concludersi, come buon augurio scaramantico, ovviamente, per l'anno entrante, ecco. Cantiere Meticci nasce come compagnia di teatro, non è solo una compagnia di teatro ma un'equipe di artisti, con noi lavorano scenografi, sarti, tecnici, insomma si parla e si conosce delle culture altre attraverso l'arte, non solo teatrale ma anche artigianale. Nel momento stesso in cui a Cantiere Meticci è stato proposto appunto di costruire il vecchione 2019, Cantieri Meticci si è domandata: ma perché deve essere un rito collettivo soltanto il momento del rogo? Perché non può essere un rito collettivo anche il momento della costruzione del vecchione? Con il progetto del vecchione partecipato, ovvero una forma di costruzione cittadina collettiva che vede riconoscere in ogni persona dei punti in comune. Partecipato significa effettivamente e fattivamente che la cittadinanza è chiamata a partecipare. Abbiamo quindi allestito questa officina permanente qua a Dumbo e abbiamo attivato dei laboratori nel corso dei quali la cittadinanza può venire a costruire i mattoni che compongono il vecchione, solo che non sono dei veri e propri mattoni ma sono rappresentati da dei cassetti, quindi diciamo la somma di questi cassetti determina la costruzione di un muro, anzi di due muri. Se è vero quindi che secondo la tradizione al vecchione consegniamo, ci vogliamo liberare sempre scaramanticamente di qualcosa dell'anno passato, allora abbiamo pensato: ma in questi cassetti perché non materializzare queste cose di cui ci vogliamo liberare? A partire da materiali di riuso, e quindi carta, cartone, corde, colori, cose che in qualche modo possono essere ecologicamente bruciate. Pensiamo anche però alle cose di cui ci vogliamo prendere cura per il prossimo anno. Nel tavolo fabbro è possibile stampigliare su delle targhette la cosa di cui ci si vuole prendere cura per l'anno entrante. Bruciano le mestizie, ma il vecchione rilascia, come se fossero dei semi, rilascia le cose di cui ci vogliamo prendere cura. Ora, il nostro desiderio sarebbe, procedure e protocolli permettendo, che quando i pompieri hanno estinto le braci del vecchione, noi si possa rastrellare dalla sabbia, perché come sapete sotto il vecchione c'è uno strato di sabbia per proteggere il pavé di Piazza Maggiore, rastrellare e trovare queste targhette, questi semi su cui sono incise le cure o i buoni propositi per il nuovo anno e consegnarla a coloro che la notte del 31 sono intervenuti in Piazza Maggiore. Ecco, questo è più o meno il processo partecipato che proponiamo, ecco.